Buonasera. Buonasera. Stasera il nano c'ha il suo sabato. Con il raffreddore. Io mi astengo. Mentre io c'ho il raffreddore. Faccio i miei mudra e mi faccio gli affari miei. Mamma, ti attacco il raffreddore. No, che devo andare a lavorare. Ti attacco l'influenza. Ci manca quella. Attacco il coronavirus. Siamo vaccinati. Lo attacco a Papus. Già che va Papi vaccinato. Non è giusto, l'attacco al gatto. No, Tatino no, povero. Ah, è vero, lui no. Allora, volevi raccontare di un qualcosa che non ho neanche capito bene il nome? Cartoon Cat. Cartoon Cat? Sì. Cioè il cartone del gatto? Sì. Che sarebbe la scatola dove gioca Tatino di notte? No. Il cartone del gatto, ma non cartone nel senso scatola, Ah. nel senso cartone animato. Ah. A parte che se era la scatola del gatto, si sarebbe dovuto chiamare The Box of the Cat. Perché hai fatto diventare una lumaca la salsiccia? C'ha Perché la salsiccia è una lumaca, in realtà. anche la lingua di fuori, è stanca, poverina. È una lumaca stanca, che schifo! Ti ha leccato la faccia. Bene, la lumaca salta all'attacco, si srotola, t'attacca. La lumaca serpente, un attimo. Infatti. Mi ricordo quel serpentone che ti eri comprato Sì, all'autogrill. aiuto. Il serpentone di peluche. Allora, parli. Io non so neanche cosa sia sto Cartoon Cat. E quindi, Allora. sempre per la tematica, in questo sabato, delle creepypasta dedicate ai cartoni animati. In realtà avevo tanti argomenti di cui parlare, però ne parlerò nei prossimi video, perché questo è il più semplice da raccontare. E allora raccontaci com'è, che immagini ci sono, che cosa rappresenta, che cos'è la storia, la leggenda o quello che sia. La leggenda del Cartoon Cat è una leggenda che esisteva già nel 2000. Infatti è Guarda la abbastanza. camera, se no non ti capiscono invece guardare a me. E allora perché tu guardi me? Perché io se non guardo la bocca non capisco cosa dici, sono sorda. E allora guarda dalla cam la bocca. Non la vedo da qua laggiù, sono anche orba. Non è vero. Vai, dicevi che il Cartoon Cat? Non ho capito niente. Il Cartoon Cat è una creepypasta che esiste già dal 2000. Quindi c'è già più di 20 anni. Sì? Stivolo. Brava che non hai detto nessuna parola. Mi sono impegnata. Non è vero, perché era una parolaccia grave se la dicevi, Ma quindi. non l'ho detto, ho detto stivolo. Non ha un cavolo di senso, però vabbè. Mentre io ho detto cavolo. Ma tu Una ti vergogna. hai intuito cosa volevo dire, quindi l'importante è quello. Comprensione, leggere l'aria come fanno in Giappone. In Giappone, io me lo meritavo di nascere in Giappone. No, per quanto sei agguerrita, no. E invece sono nata qui. Perché sei troppo agguerrita. Io sono agguerrita, ma quando mai? Se sono una patata lessa. Quella volta in cui i professori non mi volevano far bere Lì durante diventi la una patata messa, esorcista. porco Giuda, lì la dovevate vedere. Sembrava Satana appena uscito dall'inferno dopo che gli sono andati a far visita i genitori. E che l'hanno sgridato, più o meno sembrava lui. No, non sei così. Così sei solamente nei sogni. Perché quando fai così, sembri tenera. Ma tu non sembri tenera, sembri brutta. Ah no, sei brutta. Avevo sbagliato aggettivo. Di Brandoneta. Sì, perché i capelli. Cioè, i Giusto un po' capelli che se scuri. mi Vegeta quando si incazza e diventa Super Saiyan Hai li detto una metto. No, parolaccia! quello lì ormai è slang. Non è più considerata parolaccia, è considerato slang italiano. Che bello L'hanno una parola. inserito anche nel vocabolario. Che bello. Tu non lo puoi dire lo stesso. Incazzatissima.
incasare. Io faccio come il prete, fai quel che dico, non farò quel che faccio. Ma non l'avrei nemmeno fatto ciò che fa il prete, non mi metto a fare Ave Maria e Madre di Dio. Ma c'entra, nel senso che devi dire quello che ti dico di fare, non quello che faccio io, non prendere cattivi esempi, era quello il senso. Quindi non posso fare il terzo dito? Eh? Non posso fare il terzo dito? No. Però in compenso posso dire parolacce a scuola? No. Sì. No. Sì, perché tu mi hai dato il permesso. Io ti ho permesso di dire parolacce a scuola. Sì, me l'hai dato ora. Ma non è vero. Fai quel che dico, non far quel che faccio. Appunto. Se io dico che non devi dire le parolacce. Ah. Quindi non posso nemmeno portarmi un fucile a pompa a scuola. Un fucile a pompa. C'hai questo fucile a pompa tu? Un fucile del nonno. Torna sto Cartoon Cat che io qua non lo conosco e sono anche curiosa di sapere cartoon che cavolo cats. È. Ho detto cat in inglese. E ho detto gatti. Non so, mi ricorda il film di Grand Hotel Excelsior. Si sta comodi. Si sta comodi così. Stanno aspettando a te. E io sto riposando. Quindi aspettano. La cosa importante è far andare avanti il video, perché così parli di ciò che devi parlare. A però... proposito, domani alle 3:30 sei da andare a lavorare col pellet. Domani si comincia. Ricomincia alle 3:30. Ah. E poi il bello è che io in sti giorni c'ho pure mal di schiena. Mi... No... Scusate per lo sbadiglio. Allora, partiamo seri, ora abbiamo detto tutto. Adesso, Cartoon Cat. 10 euro che mi vanno in tasca. Era quello che stavo pensando. Già 10 me ne sono andati in tasca, domani in altri 10. Vedi. Il brand non si arricchisce. È proprio genovese. Sono tuo figlio e sono nato a Genova. Sì, sì, ma che sei nato a Genova si vede. No, non l'avrei mai detto. E poi sono nipote della nonna Barda. Ah, vero. Quindi... E sei anche nipote della zia Echi. Orco sei in mezzo a due fuochi. Orco sciuta. Se non nascevo io tirchio non si sa com'era. Possibile. Va bene, dai, tra una tirchiata e l'altra. Ma Paperone e Paperoni non c'è in versione horror. No, però c'è Topolino versione horror, di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Vero. Però ci sono tanti tipi di versione horror. C'è Paperino versione horror. Paperone e Paperoni devo guardare. Non perché se c'è versione horror sono io appena sveglio al mattino. Anche peggio. Tipo oggi che non mi sono pettinato. Va bene, mi dici che cos'è sto Cartoon Cat o vogliamo mantenere il segreto per le prossime 15 puntate come nelle telenovela che si rispettino? Manteniamo il segreto. Loro non devono sapere. Già a questo episodio gli ho spoilerato una cosa. Che era un cartone animato. No, in che anni? Quando l'hai detto? Madonna, è memoria schifosa. Riguardatevi il video se non ve ne siete accorti. Non me ne sono accorto. Non ti sei accorta? Cioè, era quando ti ho detto che non andava detto, hai detto sti voli. Ah, sì. Magicamente ricordato, dopo avergli ricordato. Now I remember. Non parlare inglese perché fai schifo. Fai schifo parlare inglese, fatelo dire. Se non arriverei a parlare le lingue come le parlo io. Perché te sei bravino, eh? Perché io guardo i video. Un consiglio per tutti quelli non bravi in inglese. Guardatevi i video con sia traduzione in italiano che in inglese. Quelli aiutano tanto. Io facevo con la musica. Se vi piacciono un genere che sono degli sorta di cartoncini che si chiamano Chaga Life...
guardateli, si scrivono G-H-A-C-A, no, ho sbagliato, vabbè. Vabbè, anche se lo cercate così si trova lo stesso. Guarda con sto faro, quando chiudo gli occhi vedo tutte le pallette colorate che girano. Dai, parti con sto get. Io quando faccio così. Però io quando faccio così vedo degli occhietti. Ma quelle... Mamma, ci sono degli occhietti che mi fissano. Sì. Mamma, paura. 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 Sono loro che hanno paura di te, poracci. Ma non è vero, gli occhietti mi fissano. Mi dovevo asciugare il naso da qualche parte. Maiale. Dovevano asciugarmi il naso. O il naso. O l'influenza. E ti devo attaccare l'influenza. Perché sennò domani non posso portare il pelle. Dai, che voglio sapere che cos'è. Non mi pungere il calcin. Perché sennò io faccio... Aia. Ero talmente veloce che nemmeno voi avete visto... Non possiamo eliminarla la rubrica del nano del sabato sera. No, che mi porta stress. Sei tu che porti stress a me. E questa è la verità, lei porta stress a me. Voi non lo sapete, ma ogni giorno lei mi dice: hai messo la merendina in cartella. E lì l'ho messa pure io. A proposito, le mie sono nel cartello. La CDIT che l'ho fatta ieri. No, sì, ieri. Ieri, però non mi hai detto se hai messo la merenda. La CDIT che ho fatto tutta la cartella. Mamma, un altro attacco del cuore mi fai morire per terra. Ce lo spieghi o no? Che della merendina. No. Ora la esorcizzo la merendina. Hai detto merendina! Del Cartoon Cat. Ok, il Cartoon Cat, in buona sorte, è un tossico. No, scherzo. Il Cartoon... Togliamo sto cappuccio. Il Cartoon Cat è una leggenda metropolitana di cui si dice che questo cartone di questo gatto esca dalle TV e che possa modellare la realtà. Carino. Anche il Cartoon Dog lo fa. Il più simpatico è il Cartoon Cat, lo sai che io sono gattara. Sì, anche io. Siamo gattari. Ma tu c'hai anche il demone gatto, c'hai i paggetti gatti addietro. C'ho il gatto! C'hai il gatto. Cioè i miei vecchi gatti in forma defunta che ti seguono. Ho i gatti neri che mi seguono in giro e anche i corvi. Questo sì. Significa che io sono una persona proprio sana di mente. I corvi li hai ereditati da me, che ho l'animale guida corvo. Mi seguono. E anche i pipistrellini a volte. Anche a me. Però i pipistrellini solo a volte. Quando esco io escono sempre i pipistrellini. Quando non esco... Pipistrellini non li vedi manco una domanda che sorge spontanea. Dimmi. Se non esci, come fai a sapere che i pipistrellini non sono usciti? Perché lo dico ai miei amici. Ah. Mamma, fai 2 più 2. No. Io e la matematica siamo nemici. Ma 2 più 2. Roba vecchia. Mamma, te lo dico io cosa fa. 2 più 2. Fa pesce. Alla griglia non mi piace il pesce. Basta. Il pesce è normale. Sai che io non mangio pesce. Quindi, se 2 più 2 è uguale a pesce, pesce è uguale a 3. Perché 2 più 2 fa 3. Giusto? Verissimo. Dicono proprio... se non puoi batterli, unisciti a loro. Ma effettivamente non mi puoi battere, sei troppo brutta per battermi in bellezza. Nessuno vuole adottare un nano? Se mi adottate mi portate via da questa maniaca delle merendine!
col fiocco proprio ti spedisco. Dentro lo scatolone col fioccone. Però il mio altare me lo porto. Questo è mio, il tuo altare no, sta giù. No, questo, quello di sotto, puttato verso giù. Ormai seccato, fatto così, non così. Mamma non ci vede. Si avvicina allo Sdias, dobbiamo preparare poi tutta la marandaia, il pane dei morti e tutto il resto. Mamma, se il pane dei morti lo vedi scomparso quando torni sopra, sai che c'è stato un furto. Fino alla fine dello Sdias non si tocca. Dopo lo Sdias me lo posso mangiare. Sì. Anche l'altare mi posso mangiare. Se vuoi mangiare l'altare, poi... Ah, quindi questo qui posso farlo scomparire? No, scomparire no, solo se te lo mangi. Se me lo mangio va bene. Prendo coltello e forchetta. Allora, di cosa parla sto Cartoon Cat? Di cosa parla? Che cosa fa se mai? Sì, che cos'è questo cartone? Com'è fatto? Com'è strutturato? Questo cartone originariamente era un cartone di un gatto tutto nero che aveva le orecchie, insomma un gatto normale. Poi con il passare degli anni hanno cominciato a cambiarlo. Tipo, poi dopo l'hanno fatto stare in posizione eretta, come un essere umano. Poi hanno messo le mani. Poi hanno messo dei guanti. Però il sorriso ancora non ce l'aveva, perché il Cartoon Cat originale ha proprio il sorriso. Tipo il gatto di Alice. Esatto. Tipo lo stregatto. Esatto. Ma è quel gatto nero con i guanti bianchi come Topolino? Eh? È un gatto in bianco e nero? Sì. Che c'ha i guanti bianchi come c'ha Topolino più o meno? Sì. Allora ho capito qual è. Qual è? Eh no, ho capito qual è il disegno. Mi sono ricordata qual è. Sì, però fidati, lo disegnano in molte maniere. Mm. Quindi ci sono maniere in cui... E comunque... Come funziona sta cosa? Sta cosa sarebbe che il Cartoon Cat prima si diverte, cioè nel senso ti fa spaventare tutte ste cose. Mentre poi, dopo che ti ha fatto spaventare e si è divertito, funzionerebbe che ti mangia la testa. Ti mangia la testa? Ti prende, perché come ti ho già detto modella la realtà, quindi può fare che ne so, si allunga un braccio, allunga la testa. Ti prende e ti stacca a testa a morsi. Simpatico. Guardi. E se lo prende a salcicciate? Ti mangia. E se lo prendo a brendonate? Mangia te, non a me. Perché? Perché il Brandon è invincibile. Facciamo come il quacca. Cos'è? Il quacca. Cos'è? È l'animale più felice della terra. Voglio essere un quacca. E il quacca, quando è in pericolo e i predatori lo stanno per attaccare, prende i suoi cuccioli e li lancia ai predatori per riuscire a scappare. Lo conosco, me l'avevi già mostrato. Quindi nel dubbio ti lancio. Ma se il cucciolo è grande... Lì sono problemi perché il cucciolo è grande quanto la madre. La madre piglia il cucciolo, tenta di lanciarlo, il cucciolo. Vai a quel paese, ma... Non mi conviene con te fare il quacca, sei alta come me. Capino. Vai a quel paese, ma... La mamma, no, io volevo essere un quacca felice. Quacca felice. E capino. Vai a quel paese, ma io fuggio! Io fuggio? Sì, è il nuovo verbo. Tutti quanti dicono fuggio invece che fuggo. E che razza di gente frequenti? Tutti. Tutte le persone che conosco anche su TikTok. Eh sì, perché TikTok è il male, è l'elite del social culturale. Infatti. E comunque alla fine tutto sto discorsone, abbiamo chiacchierato 20 minuti per dire 2 minuti, cioè che il Cartoon Cat è un gatto. Sì, però fa ridere con 20 minuti. E questo è il piano. Ma noi facciamo questo... video sul paranormale, non facciamo le comiche. Sì, ma questo si chiama money, 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 money in mia tasca.
Io infatti per 2 minuti di spiegazione guadagno la metà di lei. Tutti i soldi in tasca. Non ti voglio come socio, dobbiamo chiudere la rubrica. Non puoi, hai iniziato. Non finirà mai. Tu hai il tuo canale YouTube. Non è vero. È una bugia. Ci hai messo 3 video e l'hai mollato lì. Perché sono troppo impegnato. Sì. Sono troppo impegnato in nuovi progetti. E poi domani devo portare il pelle. Ognuno c'ha il lavoro che si merita. Perché il mio sarebbe portare il pellet? Al momento sì. Poi magari evolverà. Porterai i tronchi in te. Ma già lo faccio. Solo Forest. Che non ha pagamento. E quella è la cosa sbagliata. Perché, scusami, devo far pagare dai miei amici per portargli un tronco? Pagati da solo. Tieni, Brandon. Tieni 5 euro per avermi portato il tronco. Dall'altra parte. Grazie Brandon, adesso prenderò questi 5 euro e li metterò in tasca. Oh guarda Gabi, ho trovato un altro 5 euro in tasca mia, tieni questi altri 5 euro. Se continui così tutto il pomeriggio diventi ricco. Ma non funziona così! mia madre è la fisica be like. Non funziona. Salute che se ne va. No, polmone che se ne va, non salute. Salute se n'è già andata da quel dì. Salute quale? Fisica o mentale? No, quella mentale non ce l'hai mai avuta. No, quella mentale se n'è andata al primo anno di mia vita. Ma neanche. Ha detto, cucavole che io resto qua, addio. E da quel giorno non l'ho più rivista. Qualche volta quando scarico il cesso però mi ritorna la voce, addio. Ah, il rumore del cesso ti parla nelle orecchie a te? Sì. Ottimo. Qualunque cosa, ottimo. Qualunque cosa mi parla, è diversa la cosa. Devo rispolverare il grimorio dove avevo descritto i miei esorcismi, perché mi sa che a breve me ne serve uno. Vabbè, io parlo pure da solo. Sì, no, ma io se ti esorcizzo non lo faccio per toglierti qualche entità malvagia da dentro, è per togliere te da qualche povera entità. Ma come faccio a entrare in un'entità? Tu ci riusciresti. Quindi scusa, il mio corpo è morto. Io sono andato dentro il corpo di Capino e sono diventato Brenno. Madonna che fisica intricata che hai, ma che ragionamenti strani che fa. Guarda che li stai facendo tutti te, io non ho detto niente. Ma sei strana. E tanto. Perché mi dovresti esorcizzare poi? Cioè, un tizio di 13 anni che mi parla di essere morto, reincarnarsi dentro a un altro facendolo da possessione, con i capelli biondi tinti platino, sparati dietro, che sembra un saiyan incavolato, dice a me che sono strana. Ma è vero. Ma ti consiglio di visitare uno psicologo. Non mi piace quella categoria. Perché? La trovo abbastanza... ignorante? No, quello no. Capone. Anzi, sono estremamente istruiti, ma abbastanza inutile nel mio caso. È quello che ho appena detto, inutile! Non avevo sentito l'ultima parola perché stavi parlando sopra le mie parole. No, sei tu che sei sorda. E brutta. E grassa. E tu sei secco, cioè le orecchie a sventolo e la testa quadrata. Secco? Bene. Ho la testa quadrata, più cervello. Le orecchie a sventola possono volare. Proviamo, ti lancio dalla finestra. Siamo al terzo piano, vediamo se plani. Mamma, se poi dopo muoio, vengo nel tuo letto, ti porto e ti lancio dalla finestra come così ti posso abbracciare. Sai quanto risparmio? Sai quanto risparmierei io se non ci fosse Papuzzo o il gatto? No, perché poi tu non dormi perché sei morto. E quindi mi passi 24 ore su 24 da morto a perseguitarmi dicendo mamma, 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 anche da fantasma. No, è diversa la situazione. Ti prendo con tutte le energie che ho e ti butto di sotto. Il fantasma Superman. Orco mio. Mi invento da fantasma qualcosa per prendere gli esseri umani
Prima mi diverto un po' a prendere un po' di gente a caso, fium, dentro il vulcano. Non ce n'è vulcanico. L'Etna. In Sicilia. Chi se ne frega, vado in Sicilia. Hai un'idea di cosa significa trasportarmi in volo fino in Sicilia? Mamma, non porto te in Sicilia, vado io in Sicilia. Ah, ti butti tu dentro l'Etna. No, prendo la gente a caso che passa, la prendo e la tiro dentro Ah, l'Etna. vabbè, È ciò basta che che ho lei ci per. butti a me, a me che mi frega se ci butti gli No, a altri. te ti butto dal quinto piano. Non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo tre di piani Non ti a caso. preoccupare, li conto con la mia forma e ti lancio da quell'altezza. Madonna, quanto la fa difficile sta donna per morire. La fa molto difficile. Hai mai visto una morte morire? No. Ma basta con sti mudra! Ma non posso morire. Le morti non muoiono. Quindi nemmeno io posso morire. No. Non ci avevo pensato. Voglio espatriare in Giappone. Io ti seguo. No. Sì. Io E io espatrio senza dirti dove sento la tua energia e vengo. vado. Ma pure questa ci voleva. Psicopatico. Va bene, in teoria era il Cartoon Cat, lo vedrete nella copertina se lo trovo, perché tanto non si è capito una mazza di che cos'era sto Cartoon Cat. In compenso c'ho il Cartoon Nano. Con la faccia da psicopatico. Fai tu più paura tu che io. Vabbè che sei brutta, però. Se sabato prossimo non lo vedete nel video serale del sabato con il nano medianico, è perché l'ho ucciso, infilato nel forno con le patate. Mamma, ma mi dici sempre di studiare per la scuola. Se E allora? mi ammazzi non posso studiare perché non posso aprire i libri. Te lo apro io. No, perché tu hai detto che non hai tempo per perdere tempo Non hai nell'ascoltarmi. tempo per perdere tempo nell'ascoltarmi? Esatto. Quando mai ti ho detto che non ho tempo per ascoltarti quando studi? Il Sempre. problema è che tu quando studi passi 10 minuti a dirmi la lezione e 78 ore e mezza su 24 a raccontarmi delle tue invenzioni, di quello che vedi, di quello che senti, di dove sei volato, di cosa hai sognato e 10.000 altre annesse e connesse. No, prima di tutto, ogni volta che ti spiego, tu non ascolti. Perché tu ti metti a scrivere, poi Gapino ti dice: stavi ascoltando tu? Sì. Più o meno la tecnica che usi ogni giorno con tutte le persone che incontri. Stavi Sì. facendo questa cosa? Sì, stavo Esatto. facendo. È perché io amo molto i discorsi delle persone. Era uno scherzo. Va bene. Allora, ma Avete della candeggina avanzata? Mi serve. la tua faccia basta la carta igienica. No, ma perché la carta igienica con me rimane pulita, con te no, diventa Sta marrone. cominciando ad abbassarsi la tua voce, il raffreddore sta prendendo possesso anche della gola. Mamma, ancora ce l'avevo già in possesso del raffreddore da anni. Tutte le volte che ho avuto il raffreddore, Ah, ok. mia madre che non capisce i ragionamenti. Sai come lo chiamano questo? Il morso del cavallo. Lo sai come lo chiamano questo? Un morso di un cavallo. Sai come la chiamano questa? La ciccia di una mucca. In India sono sacra. In India, io in India le mucche indiane, essendo che sono ben accolte, io prendo il macete e che buona sta mucca! E ti arrestano. La porto in Italia e la taglio. Non mi possono dire niente in Italia. In Italia non sono sacre le mucche. Io Cosa fa sono mangiare, pensi tu? una persona molto calda, come potete vedere. Se fossi grasso per tutto quello che mangi, non riusciresti alle porte. Ciao, bianca!
Ma ti sto per mangiare la faccia. Come potete vedere, io sono una persona molto tranquilla. Sono molto tranquilla come Cannibale. persona. Fai la mossa sbagliata, ti mangio la faccia. Brutta voce che fai, mi rega. Ma ti ritrovi con il collo girato dall'altra parte. Detto questo, è mezz'ora che blateri, quindi Sì, saltiamo. perché devo ancora dire un'ultima cosa. Come potete vedere, sono molto tranquillo. Specialmente quando si parla di mia madre, sono tranquillissimo. Ma ti vedo dalla cam e ti vedo che tra poco ti devo mangiare la faccia. Se dopo il video, domani, vi ritroverete mia madre con i buchi in faccia qua, ma hanno capito, non serve che fai pure tu. Facevo come al telegiornale la versione per i muti. Ma lo stavo facendo io! Mia madre che non si sa dove è finito il suo cervello, ma non t'appoggiare. Ma mi fa finire fuori camma sta qua. Comunque, detto questo, trovate il video qua sotto, trovate la traduzione in giapponese qua sotto, precisiamo, il mio libro sta forse per uscire, non si sa. Anche quella è un'incognita, prima o Infatti, poi uscirà. per ora sono a metà libro. Beh, già buono. Un libro quanto lungo deve essere? Un minimo di almeno 100 pagine. Facciate, Ok, sono leggermente meno di metà. eh? Leggermente. Leggermente. Quante ne hai scritte? Non lo dirò mai. Allora, fate conto che metà libro sarà tutto immagini. Perché è vero, metà libro sarà tutto metà immagini. Tu vuoi, io non l'ho neanche visto, non so nemmeno come sei partito. Comunque, tu torni al libro e ai tuoi esperimenti, costruzioni e quant'altro, andandoti anche a soffiare il naso, magari. Ma io qua c'ho Io, solo. no, ci provare con la messa pulita, non fare il maiale, non pugno in testa. Non Non mi. t'ho preso. Vai via! Bene, così posso tenerla a distanza. Comunque. Buonasera. Non hai parlato di altri link, perché tu solitamente parli di 700 link. Perché qua sotto ci sono tutti i link dei Ma social dove mi trovate. E un po' più sotto ci sono 3 o 4 dei 1000.000 link che tengono in vendita i miei libri. Ciao demonio, allontanati da Vai, me. Ti cameraman. repento. Stacca che non mi si carica più, che sforo i minuti, sono già 33. Ciao. Ti repento. Dopo averla ripentata, ciao.